questa intervista rispetta le distanze previste. Pasquale Coppola, in questo caso come rappresentante dell'azienda Coppola S.p.A., come sta vivendo l'industria conserviera alimentare questo momento diciamo di crisi del coronavirus, ma di condizioni di lavoro sicuramente non consuete? Lo stiamo vivendo come tutti, con un grande senso di responsabilità. Non possiamo fermarci perché i nostri beni sono beni di prima necessità. Per fortuna i nostri collaboratori, a cui va veramente un ringraziamento, con grande senso di responsabilità vengono a lavorare rispettando tutte le regole che sono loro imposte ogni giorno, affrontando anche chi viene magari da fuori comune. I continui incontri con le forze dell'ordine fanno il loro dovere, e un ringraziamento va però anche ai trasportatori, va un po' a tutta la filiera, perché una cosa importante di questa esperienza è che forse ci sta facendo riscoprire come tante figure che magari a volte sono viste come complementari invece diventano, come ognuno di noi, essenziali nella vita di tutti i giorni. Così i trasportatori, così gli agricoltori, tutti quelli che poi a loro volta a cascata fanno sì che possano arrivare i prodotti sulle tavole delle famiglie che oggi sono costrette a stare in casa, ma che comunque devono continuare ad alimentarsi. Quindi è chiaro, le preoccupazioni sono tante, si va avanti. Qual è la condizione in questo momento di lavoro che si viene a creare in questo ambito? Insomma, anticipatamente tu hai raccontato anche di un ulteriore, di un supplemento di lavoro per certi segmenti. Sì, sicuramente per quello che riguarda i prodotti appunto da retail per la famiglia, destinati alla famiglia, oppure gli ingredienti noi produciamo per il mondo della baby food o per quanto riguarda proprio la preparazione di ricette che vanno sempre prodotti che arrivano sulle tavole delle famiglie, c'è stata una richiesta maggiore. Mentre per quanto riguarda poi i prodotti invece destinati alla ristorazione, al settore del food service, dell'Horeca, è stato un blocco totale, questo sì. Abbiamo dovuto un attimo, come dire, seguire quelle che sono le necessità, fare tutti insieme dei piccoli sacrifici per fare in modo che i prodotti che sono essenziali in questo momento non vengano a mancare. E quello che è cambiato soprattutto nel lavoro è la prudenza, l'attenzione alla persona, inteso in quanto collaboratore, in quanto colui che ogni giorno viene a lavorare, ma che comunque, ecco, senza fretta, ma facendo maggiormente attenzione alle distanze, al sanificare le mani di continuo, sanificare gli ambienti, insomma dare priorità a quello che è giusto che sia, l'individuo innanzitutto. Ti chiedo, secondo te, dal tuo punto di vista, che è dal vostro punto di vista un'azienda assolutamente una delle più longeve del sud, della regione Campania, secondo te ci sono speculazioni in questo momento, soprattutto nell'ambito agroalimentare, che è primario ed è fondamentale? No, assolutamente no, anzi ci stiamo facendo carico di aumenti di costi non legati solamente alla manodopera, perché faccio l'esempio più sciocco: caricare un container, in genere magari utilizzi 4 persone, oggi ne puoi utilizzare al massimo 2, man mano si restringe lo spazio, ne rimane uno, con tempi molto più lunghi, molto più nell'ordinario lavoro tutti i giorni si procede comunque con molta molta calma e molta prudenza, ma al di là di questo c'è difficoltà nel reperire poi le materie secondarie, a partire dal cartone, dalla plastica e tutto il resto, insomma. Ma nonostante a volte magari si è costretti anche a pagare un qualcosina in più, ma non per una questione di speculazione, veramente per una questione di necessità, non c'è nessun tipo poi a nostra volta verso i nostri clienti di ribaltamento di questi costi. È un momento in cui veramente c'è solo da stringere la cinghia, stringere i denti tutti insieme per fare quello che è il nostro dovere come imprenditori, quello di, visto che noi produciamo prodotti alimentari, fare in modo che non vengano a mancare beni come i nostri, che fondamentalmente sono beni di prima necessità e poveri, quindi voglio dire che sono veramente alla portata di qualsiasi famiglia. Tornando alla domanda iniziale, assolutamente no, sono orgoglioso di poter dire che il nostro settore è composto ancora da persone per bene che non approfittano del momento. Dopo magari faremo la conta anche dei danni economici. In questo momento è importante cercare di stare il più possibile a casa.
c'è chi è costretto a non poterci stare, ma lo facciamo veramente nella necessità e per i tempi e per diciamo i momenti in cui è proprio essenziale, ma poi come tutti quanti cerchiamo di dare il nostro contributo stando il più possibile a casa, a riflettere anche su quello che sta accadendo e a fare il nostro dovere per cercare di limitare questo contagio che sta veramente coinvolgendo tutto il mondo.